avuto un certo successo nella prima campagna di Obama è stato il crowdfunding, cioè la ricerca di fondi attraverso la rete. Mentre nella seconda campagna, per ragioni che ci spiegherai, il crowdfunding in modo strano ha diminuito la sua performance e soprattutto il suo impatto nei confronti del tentativo di slegare il candidato dalle lobby. E uno degli usi più intelligenti e innovativi che Obama ha fatto nel 2008 dei nuovi media è stato quello di raccogliere fondi. E anche per ragioni politiche, oltre che economiche, ha dimostrato che tantissimi piccoli elettori che danno 5 dollari o 10 dollari possono contribuire in maniera rilevante, intorno al 50-60% del 2008, alla sua campagna elettorale. In questa campagna elettorale questo ha continuato ad avvenire, il crowdfunding, cioè la raccolta di fondi, di piccoli fondi tra tanti cittadini invece che dei grandi finanziatori, ha continuato ad essere un pezzo importante della campagna elettorale, sia democratica che repubblicana, più democratica, per motivazioni politiche oltre che economiche, per dare la sensazione che i cittadini contrastano le lobby, ma questa campagna elettorale è la prima presidenziale dopo la sentenza Citizens United del 2010 che sostanzialmente ha tolto i tetti, i limiti che c'erano ai privati per finanziare delle campagne elettorali. Erano dei tetti di sostegno alla campagna elettorale che erano stati introdotti dopo lo scandalo Watergate del 74 e che avevano un po' moderato, diciamo, la presenza del lobby nella campagna elettorale. Il fatto che una sentenza della Corte Suprema abbia fatto saltare questi tetti sta trasformando completamente la politica americana, cioè ha tolto qualunque limite e ha visto il ritorno di un grande protagonismo delle grandi lobby farmaceutiche contro la riforma sanitaria, ad esempio, piuttosto che su altri temi, all'interno della scena. Wall Street si è mobilitata massicciamente, Obama per compensare ha mobilitato in massa il mondo delle nuove tecnologie californiano, dei mezzi più di Google, e quindi c'è stato appunto di nuovo un confronto tra due mondi, la finanza più tradizionale a favore di Romney, i casinò e le banche, il mondo delle nuove tecnologie più a favore di Obama, poi tutti e due i mondi hanno finanziato comunque l'uno e l'altro. Ma in questa battaglia tra grandi titani, minore rilevanza l'hanno avuta i cittadini, e quindi l'incidenza della raccolta fondi popolare, che era stata così importante nel 2008, è diminuita non in quantità assolute, ma rispetto alla percentuale complessiva. C'è stato un passaggio, diciamo, dal 60% di quanto aveva raccolto Obama dai fondi popolari nel 2008 a circa un 30% in questo caso, nonostante l'ammontare complessivo sia rimasto analogo o anzi si sia anche accresciuto, ma l'entrata in scena di nuovi attori ha incrinato questo squilibrio. Si sta discutendo molto negli Stati Uniti di questo, se ne discute anche in Italia sulla riforma del finanziamento pubblico e privato, e però voci anche molto autorevoli dicono che questa presenza così massiccia delle lobby sta trasformando completamente la politica e rischia di far saltare il filtro tra politica e mondo del business, e quel filtro sano che fa parte di ogni democrazia, al punto che appunto i congressmen americani o i senatori, si dice che spendano il 75% o l'80% del loro tempo all'interno di una legislatura nella raccolta fondi, il che invece che nel fare leggi, e il che chiaramente deforma le dinamiche democratiche. Certo. Ron Susskind, un giornalista americano, ha citato una sua conversazione con George W. Bush, nel quale l'allora presidente americano avrebbe affermato questo: siamo un impero e creiamo la nostra realtà. Nel senso che lo storytelling di George W. Bush, soprattutto nella guerra in Iraq, è stato una sorta di stravolgimento di quella che era la realtà effettiva. Ci può essere anche in queste strategie, molto portate all'emozionalità, molto portate alla comunicazione emozionale, appunto, un rischio anche per personaggi molto più trasparenti come Obama?
Questo rischio c'è sempre stato nella politica, nella dinamica, nella comunicazione politica. Sempre la comunicazione politica ha cercato di toccare delle corde più emotive per spostare gli orientamenti elettorali. Anche in Italia abbiamo conosciuto delle tecniche importanti importate dal mondo della pubblicità su questo fronte. Non vedo l'espansione delle nuove tecnologie necessariamente legata all'aumento di questa presenza emotiva, perché le nuove tecnologie portano al tempo stesso anche maggiore capacità di controllo da parte degli elettori, dei candidati, della loro storia, delle loro magagne, fotografie pubblicabili in qualunque momento. Quindi in realtà certamente possono essere affinati dei messaggi più efficaci, ma al tempo stesso da parte di un'opinione pubblica attiva e consapevole possono essere lanciate delle battaglie che erano inimmaginabili poco tempo fa, se si individuano delle corde, e soprattutto è possibile esercitare un controllo sui politici, su quello che dicono in tempo reale attraverso le nuove tecnologie, che era impensabile qualche tempo fa. Quindi senz'altro è vero che possono aumentare un elemento di percezione della realtà, ma questo dipende fondamentalmente dalla cultura e dalla vivacità delle opinioni pubbliche, perché al tempo stesso offrono, come dicevo prima, sono delle dinamiche complementari, trasformano lo spazio pubblico offrendo ai cittadini anche la possibilità di prendere le loro contromisure ed essere molto più efficaci nel controllo della trasparenza dei candidati, della coerenza di ciò che dicono, delle loro storie, di quanto non fosse possibile prima. Oggi è l'ultimo giorno della campagna elettorale delle europee 2014. Immagino che tu abbia osservato la dinamica di questi ultimi mesi e quindi puoi fare un parallelo tra quella che è attualmente la realtà della comunicazione attraverso sistemi innovativi in Italia e in Europa rispetto appunto al mondo statunitense che riporti nel tuo libro. Che cosa ci puoi dire a questo proposito? Parliamo di sistemi politici e di realtà molto diverse, ma alcune analogie ci sono. Innanzitutto c'è il tema della crisi, cioè sono delle campagne elettorali fatte nel cuore di una crisi, da cui però gli Stati Uniti sono riusciti a trovare una via di uscita, una chiave di uscita, anche se con difficoltà. E questa chiave di uscita è un po' il segreto della rielezione di Barack Obama nel 2012. Diversa è la situazione per l'Europa, mentre negli Stati Uniti noi abbiamo visto che l'utilizzo di queste nuove tecnologie hanno consentito un'espansione dello spazio pubblico, una partecipazione elettorale nel 2012, nonostante la crisi, non molto più bassa del 2008, il che è un dato straordinario, alla luce del disastro economico che c'è stato. In queste elezioni europee, secondo quello che dicono tutti i dati, potremmo vedere una contrazione ulteriore della partecipazione elettorale, cioè in Europa a causa della crisi sembra che la partecipazione elettorale, lo spazio pubblico si stia un po' restringendo, erodendo. Ci sono delle motivazioni politiche alla base. Gli Stati Uniti hanno investito 775 miliardi di dollari, l'amministrazione americana, subito dopo la crisi per l'acquisizione delle banche e per arginare un po' il credit crunch. In Europa si sono fatte delle scelte diverse e questo ha delle ripercussioni anche sul sistema politico, però anche qui diciamo le nuove tecnologie si stanno utilizzando sempre di più, ma in fondo è la politica quella che determina, quindi il livello di integrazione che hanno gli Stati Uniti non è paragonabile al livello di integrazione anche linguistica che si conosce in Unione Europea. Certo, in Europa stiamo assistendo anche a delle esperienze interessanti. Angela Merkel, ad esempio, ha sfidato questo uso delle nuove tecnologie con la sua campagna elettorale dello scorso settembre, creando quasi per antitesi storica il più grande manifesto elettorale, uno strumento del passato, della storia della politica, all'uscita della stazione centrale di Berlino, un colossale manifesto elettorale che inquadra la caratteristica di lei che viene più presa in giro, ovvero le mani, con la scritta sopra "La Germania in mani sicure". Questo manifesto elettorale, peraltro l'unico della Germania, nonostante Angela Merkel non abbia un account Twitter e non usi Twitter, è stato straordinariamente ripreso dai social media, non solo dai mezzi di comunicazione tradizionali ma anche dai social media, e quindi in qualche modo ha ribaltato. Questo è stato un modo indiretto per utilizzare i social media da parte di una cancelliera, la più potente d'Europa probabilmente oggi, che non ha
un account Twitter, e quindi è stato un modo anche intelligente di... Però, diciamo, se ci sono anche queste esperienze innovative, e certamente anche in Europa stiamo, e in Italia stiamo facendo dei passi avanti, non c'è ancora un approccio scientifico, strategico e sistematico allo studio di queste realtà come c'è negli Stati Uniti, e soprattutto allo studio della realtà attraverso questi mezzi, a queste grandi operazioni di conoscenza del paese tramite le nuove tecnologie che invece c'è negli Stati Uniti. In Europa mi sembra che l'impostazione sia ancora abbastanza tradizionale di concepire questi mezzi come canali di comunicazione dalla politica verso la società, e non piuttosto, come invece stanno facendo negli Stati Uniti, di più negli Stati Uniti, dalla realtà verso il mondo della politica. Credo che stiamo andando anche qui in questa direzione, e credo che queste nuove tecnologie potranno essere utilizzate più che solo come mero strumento di controllo, anche come grande strumento di coinvolgimento, e la politica farà bene, diciamo, a utilizzarla in questa chiave. È inevitabile chiederti se tra i leader politici italiani c'è qualcuno che in qualche modo si può avvicinare o che pensa di potersi avvicinare al talento di Obama come comunicatore. Ma diciamo, se parliamo di talento, parliamo di una caratteristica soggettiva. Io parlerei proprio dell'estremo opposto, cioè dell'industria, dell'approccio scientifico e sistemico a questo tipo di mondo. Tutti i politici italiani si stanno avvicinando a questo mondo, anche con una certa efficacia. Beppe Grillo ha senz'altro segnato delle rivoluzioni, ma più come canale di comunicazione tramite un blog, quindi molto centralizzato, garantendo una certa partecipazione sulle scelte, ma non ancora a livello così massiccio, diciamo. Matteo Renzi è il più giovane leader europeo con il più alto numero di follower rispetto agli altri primi ministri europei, ma anche lui tende a concepire lo strumento più che come canale di penetrazione costante nella società come di conoscenza del paese, come canale di comunicazione. Berlusconi è stato l'uomo che ha innovato completamente la politica italiana 20 anni fa ed è utilizzato in maniera straordinaria la conoscenza dei media tradizionali, e marca un certo ritardo anche per ragioni generazionali, anche in parte del suo elettorato, rispetto a queste nuove tecnologie, ma anche lui si sta adattando. Quindi la politica italiana, anche rispetto ad altri esempi europei, come al solito ha anche dei tratti più innovativi, ma quello di cui noi parliamo del libro è un approccio anche di carattere più non legato solo alle campagne elettorali, ma legato alla quotidianità della dinamica politica, alla quotidianità del rapporto tra cittadino e politica, che può offrire anche grandi servizi se trasferito all'amministrazione in termini di trasparenza, conoscenza e efficientizzazione. Da questo punto di vista credo che possiamo fare dei passi avanti importanti anche in Italia. Io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per il libro e per tutte le attività di politica internazionale che intraprendi. Grazie molte e capi lupo. Grazie.